A Teramo il Consiglio Comunale ha approvato una variazione di bilancio relativa alle risorse per la copertura totale e definitiva dell'intervento di bonifica della discarica La Torre. Dopo l'approvazione del progetto definitivo è arrivato lo stanziamento di 178.000 euro di fondi comunali che vanno ad aggiungersi ai 2.700.000 euro di fondi masterplan, grazie ai quali si potrà definitivamente garantire la chiusura di una vicenda annosa. Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Gianguido D'Alberto, che nel maggio del 2019 fu nominato dalla Regione Abruzzo commissario ad acta per la discarica La Torre, un incarico finalizzato all'attuazione delle misure indirizzate alla chiusura definitiva del sito. Sì, è un impegno che questa amministrazione aveva preso nel primo mandato e che grazie al nostro sindaco, l'assessore Baldo Di Bonaventura, ma soprattutto al senatore Luciano D'Alfonso siamo riusciti ad incassare, perché ricordiamo che è un finanziamento del master plan Patti per il Sud. In questo modo, con questa variazione di bilancio che va a completare quello che era il finanziamento, finalmente possiamo dire che si può avviare tutto quell'iter di chiusura della discarica La Torre. Discarica La Torre che, ricordiamo, aveva subito un collasso nel 2006, era stata anche oggetto di indagine di carta bianca nel 2014. Ovviamente diamo una riqualificazione ambientale urbanistica di quell'area, tenendo conto che comunque ci sarà un controllo per 30 anni, il cosiddetto controllo 30 anni post mortem della discarica. Adesso le tempistiche per arrivare proprio alla parola fine? Le tempistiche sono puramente amministrative, questo spetta poi all'ufficio tecnico. Io ho fatto la variazione come bilancio e quindi riguarda la delega ambientale. Sicuramente i tempi saranno strettissimi, anche perché, come ho ricordato prima, è stato nominato per la discarica il commissario ad acta, che è il nostro sindaco Gianguido D'Alberto.